distinzione tra l'enunciazione di principi, ed è bene anche enunciarli perché spesso in questo paese sono stati dimenticati. E quindi l'enunciazione dei principi è una cosa, la attuazione pratica delle politiche, delle scelte politiche è un po' diversa. Io credo che Draghi quei principi li abbia ancora oggi molto presenti. Questo suo primo decreto però ha molti limiti, limiti che lui stesso ha bene indicato. Sono i limiti intanto dello scostamento di bilancio e quindi lui ha detto queste risorse non sono sufficienti e anche abbiamo visto che ci sono le prime proteste di quelli che dicono ma è troppo poco e così via. Ha anche preannunciato che ce ne sarà un altro decreto sostegni o come sarà chiamato e quindi un altro scostamento di bilancio e quindi un altro aumento del debito. Io non credo che Draghi abbia dimenticato che l'aumento del debito va sempre assunto con piena responsabilità. E quindi diciamo che in questo non vedo una contraddizione. Devo dire che io ho, ecco, da un lato c'è questa, forse anche qui, questo atterraggio sulla terra, perché in Italia Draghi è stato salutato come un salvatore, però anche lui fa i conti con la realtà e questo è bene che gli elettori, che i cittadini lo comprendano. Dall'altra parte ci sono due cose sulle quali io mi permetterei di fare un piccolo appunto. So bene che il ministro Bianchi ha sofferto nel decidere la chiusura delle scuole e so bene qual è o quale può essere la sofferenza di chi prende decisioni politiche con responsabilità anche se avrebbe voluto fare qualcosa di molto diverso. E aggiungo che quindi la prima cosa che forse io avrei evitato in questo modo drastico di chiudere anche gli asili è la chiusura delle scuole, che è un brutto segnale per i giovani, perché questo sì sembra una contraddizione più del debito pubblico. E l'altra, me lo faccia dire un po', apprezzo la sincerità, l'apertura di linguaggio, il fatto di non voler apparire come uno che per l'appunto dà tutto a tutti, ma il condono non è un gran bell'inizio. E io qui, va bene, lo accettiamo, accettiamolo. Però io vorrei anche che ci fosse qualcosa in più. Ci dicano, non i nomi, le persone, no, ma ci diano informazioni su chi sono questi signori che beneficeranno ma con un reddito, stralcio dei... Sì, è vero che c'è un limite di reddito molto, molto basso, no? Sono 30.000, deve essere 30.000 sì, euro annui. Lei può anche... Sì, ma lei sa bene che se uno evade può anche dichiarare un reddito certo, molto basso e avere, condonate anche le multe quindi fino a 5.000 euro. Certo. Sì, e io vorrei che ci fosse su questo più trasparenza. Ci dicano le categorie, ci dicano le regioni, ci diano una analisi per giustificare che anche un governo come questo, che doveva essere il governo che inizia una nuova strada per il paese, ha dovuto fare questa scelta dolorosa. E diciamo che avrei apprezzato che facesse una smorfia mentre diceva di aver dovuto approvare anche un condono, sebbene questo fosse chiaramente l'ultimo dei suoi desideri. Massimo.